A nome del Comitato Comunale per la Difesa delle Istituzioni Democratiche, è così che avrei voluto cominciare, come ogni anno, le celebrazioni per il 75° anniversario della Liberazione in Piazza Libertà a Udine. Ma ciò purtroppo non è possibile. Le circostanze ci obbligano all'isolamento, alla solitudine quotidiana, alla rinuncia di quei contatti umani che costituiscono il sale della civile convivenza. Nella vita degli uomini, come nella storia delle nazioni, ci sono dei momenti, delle date, che danno senso e significato alla vita e alla storia. Il 25 aprile 1945 rappresenta per noi tutti, cittadine e cittadini del terzo millennio, la data di nascita dell'Italia attuale, l'inizio di una nuova stagione di libertà, di democrazia, di pace sulle ceneri della dittatura fascista e le macerie di una guerra tanto inutile quanto crudele e nefasta. Questo 75° anniversario avremmo voluto celebrarlo in modo speciale, su tutte le piazze, da Udine a Tarvisio a Lignano, in tutto il Friuli, per rinnovare insieme il nostro impegno antifascista in difesa della libertà e della democrazia, allora gloriosamente e faticosamente conquistate. E allora, se ciò non è possibile, questo messaggio, che raccoglie le testimonianze di tanti rappresentanti della società friulana nei suoi molteplici aspetti politici, sociali, istituzionali, culturali e sportivi. Questo messaggio, dicevo, vuole essere una voce sola, una voce che ci invita a guardare con fiducia al futuro, a resistere. Sì, resistere, come fecero tante donne e tanti uomini che 75 anni fa hanno sacrificato i loro interessi, la loro famiglia, la loro vita, per donarci questa Italia e per ricordare che nei momenti difficili sta nella Costituzione e nei suoi valori l'unica e vera prospettiva di rinnovamento e di riscatto. Viva il 25 aprile! Motivazioni della medaglia d'oro concessa nel giugno 1947 alla città di Udine per tutto il Friuli. Fedele alle tradizioni dei padri, anelanti a riscattarsi dalla tirannide e a rinascere a libertà, il popolo friulano, dopo l'8 settembre 1943, sorgeva compatto contro l'oppressione tedesca e fascista, sostenendo per 19 mesi una lotta che sa di leggenda. A domarne la resistenza, il tedesco guidava e lanciava in disperati sforzi orde fameliche di mercenari, mentre il livore fascista, a servizio della barbarie, tradiva il generoso sangue del popolo. La fede ardente e l'indomito valore delle genti friulane vincevano sulle rappresaglie, sul terrore, sulla fame. Nelle giornate radiose dell'insurrezione, i suoi 20.000 partigiani, schierati dai monti al mare, scattavano con epico eroismo per ridonare a vita ed alla libertà la loro terra. 2.600 morti, 1.600 feriti, 7.000 deportati, 20.000 perseguitati, che sentono ancora nello spirito le ansie e i patemi, nelle carni il bruciore delle ferite e delle torture, testimoniano il cruento e glorioso sacrificio offerto dal popolo alla madre comune e dai roghi ardenti dei paesi distrutti si leva al cielo la sacra fiamma dell'amore per l'Italia e per la libertà. Quirinale, 14 giugno 1947. Il 25 aprile non è una commemorazione, non è una data da segnare sul calendario semplicemente per ricordare un avvenimento che è passato e quindi si chiude nel ricordo. Da sempre il 25 aprile è un impegno, è quasi un tacito contratto che uomini e donne liberi decidono di sottoscrivere perché non capiti più, perché non accada di nuovo che il male possa riappropriarsi di noi,
possa imbavagliare le nostre coscienze, renderci timidi nell'indicare là dove stanno le ingiustizie o i disvalori della società. I nostri padri e le nostre madri ebbero il coraggio di combattere contro quel male, quella cancrena che si era impadronita del paese e che aveva avuto abile gioco nell'indifferenza e nella tiepidezza dei molti che non seppero o non vollero guardare e decisero di non fare nulla perché questo male non attecchisse, oltre ovviamente a coloro che ci credettero in quel male e lo sposarono nella sua dimensione peggiore. Beh, mai come quest'anno, io credo, il 25 aprile diventa ancora di più lo stimolo per assumere un atteggiamento critico e anche fortemente resistenziale, perché la peste che sta investendo l'umanità intera mette ancora più in evidenza quelli che sono i disagi e le sperequazioni tra gli esseri umani, al di là dei confini che risultano vani, al di là delle divisioni tra i popoli e gli stati, che basta un semplice virus per annullare. Mai come in questi giorni assistiamo con drammatica consapevolezza allo spettacolo atroce in cui si mettono in contrapposizione i popoli ricchi con i popoli poveri e le differenze sostanziali e profonde tra coloro che godono di ogni diritto e coloro che invece non hanno nessun diritto e nessuna voce. E allora la resistenza sanitaria, tecnica, che diventa stimolo alla salvezza dell'umanità di oggi, non può non diventare anche uno stimolo fortissimo ad un impegno affinché tutte le donne e tutti gli uomini possano dirsi liberi ed uguali. E non è un'utopia, perché in nome di questo sogno, di questo progetto, le nostre madri e i nostri padri hanno preso in mano un fucile e sono andati a combattere, rinunciando alla loro vita privata, rinunciando alla tranquillità del loro lavoro e della loro famiglia e gli affetti più cari, e quindi mettendo a repentaglio anche la loro vita. È interessante, è importante riuscire a ricucire o formulare delle similarità tra la situazione di allora e quella di oggi, perché dietro l'emergenza sanitaria c'è una voragine etica e politica da colmare, e la si possono colmare soltanto attraverso l'azione dell'intelligenza, della responsabilità e l'acquisizione di valori che sono profondamente legati alla cultura e all'ethos, cioè a quell'insieme di principi che ci rendono profondamente umani e dai quali non possiamo declinare. E quindi buon 25 aprile all'intera umanità.